Bang ragazzi e benvenuti in questo nuovo Vootbox! Sono appena rientrato dal Giappone ragazzi e subito maciniamo video così come se piovessero. Ne sto già editando qualcuno, infatti se sentite un rumore in sottofondo del mio PC che sta scoppiando praticamente, che vedrete nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nel prossimo mese, nei prossimi. Ma ora che se ne fotte perché è il momento appunto Vootbox di maggio. Copertina, scusate, questa cosa la sta fermo, però non posso fare. Ed ecco ragazzi la scatola del Vootbox di maggio. In case of zombies, open Vootbox. Cioè in caso di epidemia zombie bisogna praticamente subito aprire questo coso e vedere cosa c'è all'interno, perché sono veramente molto curioso. Come potete vedere è un box tipo metallo, tutto quanto rovinato, proprio in stile apocalisse zombie. E come di consueto ragazzi andiamo ad aprirlo. Intanto odore di nuovo. E come sempre ci troviamo il classico manuale, ma in questo caso di sopravvivenza, che dici corri, trova cibo, riparati, eccetera eccetera, che ci fa vedere appunto le cose che troveremo all'interno di questo Voot Box. E partiamo ragazzi dalla prima, che è la figures della Pop appunto, dedicata a Lara Croft. Guardate che razza di figata, ve la faccio vedere al meglio delle possibilità umane. Vedete Lara Croft, guardate che razza di figata che è fatta veramente molto molto bene. Sono contento di fare queste collezioni praticamente della Pop perché mi piacciono davvero, ne ho parecchie ormai. Molto apprezzata. Poi ragazzi abbiamo la t-shirt di Freddy Krueger, che infatti avevate azzeccato l'altra volta. Io gli artigli li avevo associati a Wolverine, ovviamente mi sbagliavo clamorosamente. Invece si trattava appunto di Freddy Krueger. Freddy Krueger, che adesso andremo a vedere in dettaglio. Mi sento molto americano in questo momento, che cerco di parlare italiano. Eccola qua, è sempre difficile far vedere le magliette perché sono giganti. Appunto, guardate, aspettate un attimo. Il nostro Freddy Krueger, lì tutto quanto incazzato appunto, che ci guarda con le sue lame. Bellissima, davvero molto kawaii. Poi ragazzi una cosa che apprezzo veramente moltissimo è questo, questo qua di The Last of Us. Non us, nel senso inteso come culo, The Last of Us, cioè nel senso us. Guardate che razza di figata, ed è una collezione praticamente di poster. Lo faccio vedere anche sul retro, vedete ci sono 40 poster all'interno. Non riesco a capire il senso, cioè come sono fatti questi poster, che adesso andremo subito a uccidere. Ah no, praticamente è un artbook. Un artbook però pieno di cose molto faighe, che adesso vi faccio vedere un po' in velocità. Non vi faccio vedere tutto perché magari vi spoilerò, vedete? Sono mini poster praticamente del gioco, dunque delle varie location, dei personaggi. Una sorta, come ho detto prima, di artbook praticamente, però in versione cartonata, molto resistente, molto dura, e che si chiude a mo' di libro, come potete vedere. Veramente molto molto faigo. Poi ragazzi un'altra cosa iper figosa, troviamo il libro, diciamo, di Resident Evil. Veramente fantastico, anche in questo caso è con copertina rigida, come potete vedere. Penso che sia bellissimo. Quanti ricordi ragazzi, quanti cavolo di ricordi. Non so cosa contenga onestamente. No, no, mamma mia che figata. Paurosamente paurosa. Casa di Resident Evil, Resident Evil anzi, perché da piccolo lo chiamavamo tutti praticamente Resident Evil. Così, mamma mia che grafica che aveva. Guardate i personaggi. Cioè praticamente ogni personaggio era composto da un poligono che veniva tagliato e modellato per fare gambe, piedi, eccetera eccetera. Veramente obrobiosa. Però per l'epoca era una cosa straordinaria, perché eravamo abituati ancora al 2D, e vedersi una roba del genere era una cosa tipo oh mio Dio cos'è. Un po' come passare da PlayStation 2 a PlayStation 3, oppure no, forse anche di più, come passare da PlayStation 1 a PlayStation 4. Perché dalla 2 alla 3 o dalla 3 alla 4 non c'è stato questo sconvolgimento come passare dal 2D al 3D. E il bello appunto che ti spiega tutte le cose di Resident Evil. Vedete? Tutti i retroscena, comunque sia, tutte le location, i vari giochi usciti. Davvero molto ma molto bello. Sono contento che questo Vootbox, da notare come metti in posa quando lo dico, cioè faccio lo scialla, no? Vedete questo qua, Voot, oppure vedete questo Voot, tipo così, no? Cioè proprio la posa da Vootbox, ci sta la posa da Vootbox. Comunque anche questo qua ottimo. E per finire ragazzi abbiamo la classica spillettina, ovviamente dedicata alla sopravvivenza, davvero molto bella, che andrà insieme alle altre, cioè attaccate praticamente nella libreria. Ma ora vediamo le cose che si potevano vincere in questo. Ma perché devo farmi il male? Cioè ogni potrei cancellare sta parte di rubrica, tra virgolette, dedicata alle cose che si potrebbero vincere con questo coso, perché cazzo sono fighissime. Cioè anche in The Walking Dead, guardate che razza di figata, porca di quella baldracca. Freddy Krueger, PlayStation 4. E ora ragazzi andiamo a scoprire il prossimo mese, che io non riesco mai a capire che cavolo significa. Fatemelo sapere nei commenti se voi sapete cos'è sta cosa. Cos'è una merda con la faccia? Cos'è sta roba? Cos'è vomito? Oddio, sembra che sia la mia faccia ragazzi, guardate che figata. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, basta stronzate. Bene ragazzi, anche questo Voo
Woot Box di maggio si è concluso, dunque noi ci vediamo direttamente col Woot Box di giugno. E mi sa che nel Woot Box di giugno si morirà dal caldo, ho questo presentimento, non so perché. E che dire, dunque, un pollice in su è sempre apprezzato, preferiti se volete, un commentino lasciatelo qua sotto. E ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi! Se in questo video, ragazzi, vi sono sembrato abbastanza drogato, cioè iper euforico, per nulla poi, non è che mi sia successo qualcosa di bello, ho utilizzato qualche tipo di droga, semplicemente perché ho ancora il fuso giapponese, ho dormito veramente poco, dunque l'adrenalina, che cazzo è, coso nel corpo, ce l'ho ancora a mille, e dunque riesco a essere veramente molto attivo. Sicuramente dopo aver montato questo video, crollerò. Immaginatevi la scena, io che edito questo video, e poi mi butto a letto e dormo per 56 ore di fila. Non so se rendo l'idea, dunque questa è l'ultima mia iper euforia prima della morte. Ciao.